Ciao a tutti e ben ritrovati. Ebbene sì, il giorno che in tanti aspettavamo è finalmente arrivato. Oggi il nuovo telescopio infrarosso James Webb, il più potente telescopio spaziale che sia mai stato costruito, ha fatto vedere al mondo tutta la sua potenza, regalandoci una visione tanto magica quanto reale. Il suo primo campo profondo di una minuscola regione dell'universo. Si tratta di una foto eccezionale che mostra una delle viste più straordinarie di sempre. In accordo con le teorie che descrivono il nostro universo, guardare lontano nello spazio significa guardare lontano nel tempo. E per quello che ci ha mostrato questo telescopio, beh, direi che il James Webb lo sa fare benissimo. A differenza del telescopio spaziale Hubble, che opera nella luce visibile, questo telescopio studia gli oggetti nell'infrarosso e lo fa con una potenza maggiore grazie al suo enorme specchio di 6 metri e mezzo di diametro. L'immagine mostra l'ammasso di galassie SMAX 0723, ripreso usando diversi filtri dell'infrarosso. Si tratta di una luce che noi non possiamo vedere, ma l'uso combinato di questi filtri insieme ad un software permette di ottenere un'immagine a colori visibile ai nostri occhi. Il risultato è una sorta di finestra temporale dove sono presenti galassie lontane fino oltre 13 miliardi di anni e quindi vecchie oltre 13 miliardi di anni, perché la loro luce ha impiegato tutto questo tempo per giungere fino a noi. La luce proveniente da quella distanza è così debole che per ottenerla sono servite ben 12 ore e mezza di esposizione. Ma concentriamoci sull'immagine. Le poche stelle presenti appartengono tutte alla nostra galassia e sono riconoscibili per la loro forma a serraggi dovuta a riflessi interni al telescopio. Tutti gli altri oggetti presenti che vediamo sono invece quasi esclusivamente altre galassie. Avete sentito bene? Altre galassie. Ce ne sono a migliaia. Ciò che salta subito all'occhio è la strana forma di molte di queste che appaiono deformate. Ma perché accade? La massa combinata di questo ammasso di galassie agisce come una sorta di lente, ingrandendo e deformando le galassie più lontane. Una lente di ingrandimento raccoglie e piega la luce, facendo apparire, per esempio, una lampadina più grande e luminosa. Ebbene, lo spazio quando è deformato può fare la stessa cosa. Ora, per quanto possa sembrarvi assurdo, in questa immagine siamo di fronte a uno dei fenomeni più bizzarri che esistono nell'universo. Una chiara dimostrazione di come la massa incurvi lo spazio che gli sta intorno. Gli ammassi di galassie sono gli oggetti più massicci dell'universo e quindi sono quelli con la maggiore gravità. Questi deformano lo spazio così tanto da costringere la luce a muoversi lungo intricati percorsi previsti dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein. Quando la luce passa attraverso un ammasso, viene amplificata e distorta, agendo come una lente di ingrandimento imperfetta. La luce, che normalmente andrebbe dritta verso altre direzioni, è costretta a cambiare percorso perché è piegata dal campo gravitazionale generato dall'ammasso. E alla fine giunge verso il telescopio spaziale. Il fenomeno di cui stiamo parlando è chiamato effetto lente gravitazionale. Nell'immagine protagonista di questa giornata così speciale per l'astronomia e la scienza, vediamo come l'ammasso di galassie SMAX 0723, distante 4,6 miliardi di anni, sia capace di generare proprio questo effetto. Avrete notato infatti, impigliata nella trama delle galassie, la presenza, di tante galassie con una forma un po' strana. Si tratta della loro immagine deformata. Queste sono più distanti e, stando dietro all'ammasso, non potrebbero essere viste, dato che l'ammasso di galassie, si frappone fra noi e queste galassie più lontane. Tuttavia sono lì. La loro posizione in realtà non è quella che vediamo e neanche la loro forma, perché sono state alterate dal campo gravitazionale dell'ammasso che sta davanti. Immaginiamo che questo sia l'ammasso di galassie. Ha una massa così elevata da piegare lo spazio che gli sta intorno, facendo curvare la traiettoria della luce proveniente dalle galassie che stanno dietro. Ora, se noi immaginiamo che questa sia una qualsiasi galassia che sta dietro all'ammasso, se la traiettoria della luce proveniente da questa galassia, fosse rettilinea, si muovesse in modo rettilineo, noi non la vedremmo perché si troverebbe lungo la nostra linea di vista. Tuttavia, proprio per quello che vi ho detto, lo spazio intorno alla galassia curva la luce proveniente da questa galassia che sta dietro.
Ed ecco quindi che la luce, soltanto la luce, l'ammasso rimane comunque nella sua posizione, viene deviata ed ecco che noi la vediamo in questa posizione e peraltro anche deformato. Praticamente la luce delle galassie che stanno dietro l'ammasso e che sono distanti fino a oltre 13 miliardi di anni aggirano le galassie che stanno davanti, facendole apparire sotto forma di arco in una posizione e dove in realtà non ci sono. Se non fosse per lo spazio che si incurva e per la luce che segue le linee di questa curvatura, noi non vedremmo le galassie che stanno dietro. Insomma, è un'immagine straordinaria che emoziona e che ci fa sognare. Chissà quali altre incredibili scoperte ci aspettano grazie a questo potente telescopio. Con il James Webb cercheremo le più antiche galassie e finalmente scopriremo i segreti dell'universo primordiale. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like o iscriviti alla pagina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!